Quindi la sessione pomeridiana di questo incontro in attesa dell'arrivo di Alexis, ma avendo dei tempi abbastanza rigidi da rispettare, pensiamo sia importante consentire a tutti di parlare. E prima di farlo, vorrei ringraziare anche Rosa Luxemburg Foundation, che è parte con noi dell'organizzazione di questa giornata, in particolare Erhard Kröhm, che è qui con noi. E do ora la parola a Walter Baier, responsabile della rete della Fondazione Transform Europa, che ricordo è una fondazione del Partito della Sinistra Europea e che raccoglie 29 organizzazioni di differenti paesi e che rappresenta quel terreno culturale su cui è stata costruita e si costruisce una forza politica come il Partito della Sinistra Europea, ma in generale la sinistra in Europa. So, good afternoon. I was invited to do two things. One thing is to try to wrap up the discussion which you had this morning, and which is partially impossible and at the same time somehow easy to me. Buonasera, e mi hanno chiesto di fare due cose. Uno è provare a trarre delle conclusioni della discussione di questa mattina, che è un compito per certi aspetti impossibile e per altri facile. Impossible is because it was a very rich discussion with very interesting arguments and positions. At the same time, it's easy because I can agree to the most of the ideas which were put forward, and this mostly because they do not refer only to the Italian reality, but apply to the entire Europe. È impossibile perché si è trattato di una discussione veramente ricca, con moltissime posizioni interessanti che sono emerse, ma è contemporaneamente facile per me farlo perché posso dire che condivido la gran parte delle idee che sono state espresse, soprattutto perché in gran parte non si riferivano solo alla situazione italiana, ma al quadro europeo generale. Yes, it's true. European capitalism undergoes the deepest crisis of its post-war history, which brings about misery, unemployment, homelessness, particularly in the countries of the European periphery, in the south, in the east, and in the west. È vero, il capitalismo europeo sta affrontando una delle sue crisi più gravi dal secondo dopoguerra, una crisi che sta creando, generando miseria, disoccupazione, mancanza di casa, e questo particolarmente nella periferia, nei paesi periferici dell'Europa, nel sud, nell'est e nell'ovest. But it's also true that this crisis triggers a deep transformation of all our societies. As the former president of the European Commission, Barroso, has put it, this is an institutional revolution. However, it does not concern only the European institutions. It concerns the national level, it concerns the macro and the micro level of the economy, and it concerns the labor relations as well as the gender relations and the relations between the generations.
ma è anche vero che questa crisi sta determinando delle trasformazioni profonde della società a tutti i livelli. Per citare le parole dell'ex presidente della Commissione europea Barroso, si tratta di una rivoluzione istituzionale che però non sta avvenendo soltanto a livello delle istituzioni europee, ma a tutti i livelli, a livello nazionale, a livello della micro e della macroeconomia, così come a livello delle relazioni sul lavoro, delle relazioni di genere e di quelle generazionali. The question was asked, what's the plan, what's the big design? And I would say the big design is the general degradation of human labor. It's not only about destroying it as a social protagonist, but also as a tie which binds together our societies. È stato chiesto, ci si è chiesti qual è il piano, qual è la grande visione che c'è dietro. Il piano è lo svilimento generalizzato del lavoro umano che viene distrutto non soltanto come protagonista sociale, ma anche come quel legame che tiene insieme le nostre società. And this is a comprehensive program. Actually, also the transatlantic trade and investment agreement, which is now tabled and negotiated between the US and the European Union, what is it aiming at? Finally and ultimately, it is aiming at pitting together US-American, Mexican and European workers in order to level down the social, the environmental and the computer standards in all this vast area of free trade. Si tratta di un programma generalizzato a tutto tondo, anche se andiamo a guardare al TTIP, al trattato transatlantico che sta venendo negoziato dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea. Qual è l'obiettivo di quel trattato? È quello di mettere gli uni contro gli altri i lavoratori statunitensi, messicani, europei, per abbassare verso il basso gli standard del lavoro in tutte queste aree di libero commercio. And it is true that, as it was said, that this process is about to leave a permanent devastation and that it can give birth to monsters. Ed è vero, come è stato detto, che si tratta di un processo che sta determinando una devastazione permanente che può generare mostri. Let's be aware of this danger. I have been also invited, and this is the second part of this introduction, to give a brief assessment on the performance of the European social democracy, which also is, on the one side, impossible, and at the same time, it's easy. Mi hanno chiesto anche, quindi dobbiamo cercare di essere consapevoli di questi pericoli. E da questo punto di vista, per passare un po' alla seconda parte della mia introduzione, mi è stato chiesto di provare brevemente a fare il punto sulla situazione delle socialdemocrazie europee, e anche in questo caso si tratta di un compito da una parte impossibile e dall'altra estremamente semplice. Impossible is to describe trends in 46 states of Europe or in 28 states of the European Union. They never develop in a coherent or simultaneous way. There are always examples and counterexamples. È impossibile descrivere gli andamenti nei 46 paesi dell'Europa o nei 28 stati membri dell'Unione Europea che seguono sempre, non si tratta mai di sviluppi coerenti, ci saranno sempre esempi e controesempi. What does statistic and political science research show? Since the end of the war until now, the average vote for social democratic parties in parliamentary elections has decreased from 33% to 26%. At the first sight, this does not seem to be too dramatic. Yet, if we take the numbers from the golden age of the European social democracy,
the 70s and the 80s as a starting point, we get a more serious, indeed dramatic picture. The decrease then is from 41% to 28%. E quindi che cosa ci dicono i dati statistici e le ricerche dei politologi da questo punto di vista? Ma ci dicono che dalla fine, dal dopoguerra ad oggi, i partiti socialdemocratici nelle elezioni politiche hanno perso voti passando dal 33 al 26% in media e a una prima occhiata questo calo potrebbe non sembrare drammatico, ma se andiamo a guardare i dati relativi prendendo come momento d'inizio l'età dell'oro della socialdemocrazia europea e quindi gli anni 70 e 80, allora il quadro si fa ben più drammatico. Il calo di voti in questo caso è da una percentuale media del 41% al 28%, e quindi parliamo di circa un terzo dei voti. What are the qualitative elements schematically? First, the almost simultaneous coming to power of social democratic governments in Germany, Austria, France and the UK. Second, the zenith and the impact of the Eurocommunist project and the zenith of and the influence of the Communist Party of Italy. Third, the democratic revolutions and the taking office of governments formed by social democratic parties in the democracies of the European South, still young democracies at that time, and fourth, and not to forget, the military and the political detente of the East-West conflict. Quali erano gli elementi caratteristici, genetici di questa età dell'oro? Innanzitutto vi fu la quasi sincronica ascesa al potere di governi socialdemocratici in Germania, Austria, Francia e nel Regno Unito. In secondo luogo si raggiunse l'apice dell'impatto del progetto eurocomunista e l'apice dell'influenza del PCI. In terzo luogo le rivoluzioni democratiche e l'ascesa al governo di partiti socialdemocratici nel sud di Europa, nelle relativamente giovani democrazie della Spagna e del Portogallo. Ed infine, da non sottovalutare, la distinzione militare e politica nel conflitto tra Est e Ovest. Superficially regarded it, this constellation seemed to repeat in the 90s, when again social democratic parties came to power in Germany, France, Italy and Spain. The northern enlargement of the European Union led to a strengthening of the European socialists due to the integration of the powerful social democratic parties in Scandinavia, Finland and Austria. And in addition to that, a further seeming parallel became obvious when compared to the end of the 70s, the emergence of new democracies, in this case in the east of Europe, where social democracies arising from the defeated communist state parties managed to successfully offer the prospect of a synthesis between social welfare state, democratization and catching up modernization, thus becoming leading forces in their respective countries. Ora, in termini superficiali, questi fattori sembrarono ripetersi negli anni 90. Anche in questo caso si ebbe l'ascesa al governo dei partiti socialdemocratici in Germania, Francia, Italia e Spagna. Il processo di allargamento verso nord dell'Unione Europea portò a rafforzare la posizione degli socialisti europei a seguito dell'integrazione con le potenti socialdemocrazie nei paesi scandinavi in Finlandia ed Austria. E inoltre vi era un altro possibile parallelo con la fine degli anni 70, ovvero l'emergere di nuove democrazie, in questo caso nell'Europa dell'Est, dove le socialdemocrazie che emersero dalla sconfitta del comunismo di Stato riuscirono a offrire una prospettiva di una possibile sintesi che parlava di Stato sociale, di democratizzazione e di modernizzazione, riuscendo così a divenire le forze politiche principali nei rispettivi paesi. Since then an unprecedented decline has taken place. Just
descriptive figures. In Germany, for example, the Social Democratic Party, led by Schröder and Lafontaine, which gained 20 million votes in, or 41% in 1999, dropped by 10 million voters or 20 to 26% only 10 years later. Da allora un declino senza precedenti è iniziato. Per andare a guardare ad alcuni dati, in Germania il Partito Socialdemocratico guidato da Schröder e Lafontaine, che nel 1999 aveva 20 milioni di voti, equivalenti al 41%, 10 anni più tardi contava 10 milioni di voti, ovvero il 26%. UK, Blair, 1997, 43%, 2010, 29%. I could talk about Sweden. I don't want to mention the examples from the European South, PASOK and the PSOE, but which I want to mention are the most telling examples in Central and Eastern Europe, to which we normally do not sufficiently refer, although they were somehow the precursors of developments which later then took place in Western and Southern Europe. Potrei continuare all'infinito, potrei darvi dati sulla Svezia, non voglio citare la questione del PASOK e del PSOE, ma permettetemi soltanto di soffermarmi sullo scenario dei paesi dell'Europa centrale e dell'Est, scenario a cui non si presta tendenzialmente sufficiente attenzione, anche se gli sviluppi in quei paesi sono stati precursori di andamenti che si sono poi generalizzati. The example of Poland, in 2009, the Social Democrats scored 41%. 10 years later, they achieved 8.2%. They dropped from 41 to 8.2. L'esempio della Polonia, nel 2001 i socialdemocratici avevano il 41% dei voti, nel 2011 l'8,2%. Or Hungary, where in 2006 the socialists got 43% and dropped within 4 years to 19.3%, paving the way for the populist and neo-fascist right. And in this context, I'm always saying to my social democratic friends, look at these results, because maybe fabula deteneratur. Prendiamo il caso della Ungheria, che nel 2006 contava il 43, dove i socialdemocratici avevano il 43,2% nel 2006 ed in soli 4 anni sono scesi al 19,3%, un declino che ha aperto la strada alle forze populiste e neofasciste. Ed io veramente, rispetto a questo, dico sempre ai miei amici socialdemocratici, guardate questi dati perché hanno molto da insegnare. And this decline accelerated over the time as about 50% of the losses of the European Social Democrats occurred in the period after the 90s. Si tratta di un declino che ha subito una impennata nel corso del tempo, più della metà dei voti che sono stati persi dai socialdemocratici sono stati persi dopo gli anni 90. What we see in the 90s, however, was a very different social democracy than we had in the 70s. The agenda of personalities like Olaf Palme, Bruno Kreisky, or Willy Brandt could be condensated in 3 terms. Welfare state, full employment, modernization in the sense of political and cultural liberalism, and the pursuing of a definitive peace agenda. From this only, cultural liberalism remained in the 90s, when social democrats were represented in 12 of 15 European governments and even held the post of the President of the European Commission. Quindi un calo impressionante rispetto alla fine degli anni 90, ma se guardiamo, nonostante questi paralleli, alle differenze tra gli anni 90 e gli anni 70, ci sono delle differenze sostanziali. Negli anni 70 l'agenda di personalità come Willy Brandt, Olaf Palme, Bruno Kreisky poteva essere riassunta in 3 proposte fondamentali: Stato sociale e piena occupazione, modernizzazione nel senso di un liberalismo politico e culturale e
l'impegno per la pace. Di questi tre, negli anni 90 solo il liberalismo politico e culturale restava ancora in vita, in un contesto in cui i socialdemocratici erano al governo in 12 su 15 paesi in Europa e si erano aggiudicati la presidenza della Commissione Europea. What we see is a social democracy in the 90s and in the first decade of the new century, which pays a terrible price for the complete capitulation for neoliberalism, which is confirmed in the Maastricht Treaty and in the Schröder-Blair paper. In the East, in the West, in the South and in the North, they currently pay a very high price for this U-turn in their policies. La, nei primi decenni del nuovo secolo le socialdemocrazie hanno pagato un prezzo incredibilmente alto per essersi arrese all'agenda, per aver capitolato a favore dell'agenda neoliberista nel nome del trattato di Maastricht e del documento di Schröder e Blair che ben riassume questo processo. Nell'est come nell'ovest, nel sud come nel nord, il prezzo che si è pagato per aver accettato queste politiche è stato incredibilmente alto. The results of the European parliamentary elections of May this year have given rise to the impression that the comparative position of the Social Democrats vis-à-vis the Christian Democrats and the Conservatives has not worsened. And this is true when you look only into the figures. I risultati delle elezioni europee dello scorso maggio hanno dato l'impressione che la posizione relativa dei socialdemocratici rispetto ai democratico cristiani e conservatori non sia peggiorata e questo è vero, ma è vero se ci limitiamo a guardare ai numeri. But this is not good news, since the first and foremost it means that the crisis of the social democracy is part of a bigger process, namely the crisis of the political systems in Europe and of European integration. E se questo è vero, non si tratta di una buona notizia, perché significa principalmente che la crisi delle socialdemocrazie fa parte di un processo più ampio, sarebbe a dire la crisi dei sistemi politici e del processo di integrazione europeo. This vacuum in many countries is filled by the radical and populist right, and the danger arising from this is more than evident. Questo vuoto in molti paesi viene riempito dalla destra radicale e populista, e i pericoli che tutto questo comporta sono più che evidenti. On the other hand, there are new chances arising. The rise of Syriza, the developments within the left in Spain, the strategic discussions in the French left, the red-red-green coalition government in Thuringia in Germany, or the foundation of Alta Europa con Tsipras are the proofs of all of this. But they are not the only ones. There is the red-green alliance in Denmark, there is the surprising emergence of a newly established left in Slovenia, there is the left in Portugal. And I mention all this to show that the wind of change which is coming from the European South must also embrace the entire European territory. Ma ci sono anche dei segnali positivi che stanno emergendo da questa situazione, l'ascesa di Syriza, gli sviluppi della sinistra in Spagna, il dibattito interno alla sinistra francese, il governo di coalizione rosso-rosso-verde in Turingia, in Germania, o la fondazione dell'Altra Europa con Tsipras stanno lì a dimostrarlo. Ma ci sono oltre a questi esempi anche degli altri esempi importanti. L'alleanza rosso-verde in Danimarca, la sorpresa della sinistra in Slovenia o quella in Portogallo, e questi esempi li cito perché penso che quando parliamo del vento di cambiamento che arriva dall'Europa del Sud dobbiamo sapere che la sfida è che questo cambiamento investa tutta l'Europa. The radical left is renewing itself, it is prepared to open the door, the last one perhaps in the foreseeable future. What can be wished for is that the progressive forces
in the societies, in the trade unions, in the social movement, and those responsible within the European social democracy that have not yet resorted to resignation and cynicism, realize that they are being addressed, that the door opened by the radical left opens new possibilities for a change in Europe and for all progressive forces. La sinistra radicale europea si sta rinnovando ed è pronta ad aprire una nuova finestra di opportunità, che è un'opportunità storica, e quello che ci possiamo augurare è che le forze progressiste nella società, i sindacati, i movimenti sociali e coloro che all'interno delle socialdemocrazie europee mantengono un atteggiamento responsabile, che non si arrende alla rassegnazione e al cinismo, riescano a capire che sono chiamati in causa e che la porta che è stata aperta dalla sinistra radicale può aprire nuove possibilità per tutte le forze progressiste. Let me finish by saying this requires, and this is an experience which we have on the European scale, this requires a new protagonism of the left, a subject of the radical left, deeply rooted in the societies and framed in European solidarity. And I am happy that Transform Italy and Transform Europe is part in this process, and I could share this very important meeting and inspiring hours with you. Thank you very much for your attention, and thank you very much for your translation. E quindi per concludere permettetemi di dire che si tratta veramente di ragionare su scala europea per creare un nuovo protagonismo della sinistra radicale, un protagonismo di una sinistra che sia profondamente radicata nella società e che ragioni nel quadro della solidarietà europea. E quindi sono estremamente lieto, come Transform Italy e Transform Europe, di poter partecipare a questo processo, a questo incontro di oggi, e grazie mille. Grazie.